Entriamo nel vivo dell'incontro di oggi che diciamo, si svolge all'interno della conferenza sul futuro dell'Europa, proprio per cercare di mettere al centro le tematiche della sostenibilità ambientale. Il titolo è abbastanza esplicito e ruota attorno a questi concetti chiave appunto di ambiente, di sostenibilità, ma anche di transizioni. E questi temi verranno declinati dai vari relatori che vado a presentare, poi passerò a loro man mano la parola. Inizieremo quindi con la professoressa Stefania Leone, la direttrice dell'Osservatorio Giovani OCPG del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell'Università di Salerno, che appunto si occuperà del tema delle transizioni e delle prospettive dei giovani, in particolar modo nelle aree interne. Successivamente passerò la parola al dottor Mario Mirabile, il vicepresidente di Self Working, Lavorare dal Sud, che parlerà del tema del lavoro agile per un futuro sostenibile e per realizzare il policentrismo nei territori e una connettività diffusa, soprattutto per le aree marginalizzate. Anche questo è un tema fondamentale, anche in considerazione proprio dell'ubicazione dell'Università di Salerno nel Mezzogiorno e anche proprio come una sede dislocata, insomma, in un'area interna. Sarà poi la volta del dottor Giampiero Mazzocchi, il ricercatore del CREA, cioè il Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione, che si occuperà del tema dei sistemi alimentari locali a supporto della transizione ecologica nei territori. Anche il tema dell'alimentazione è centrale da questo punto di vista in questa fase di transizione. Successivamente il professor Antonio De Feo, coordinatore sostenibilità ambientale ORGR, cioè l'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti Campania, interverrà invece sull'etica, l'economia e la sostenibilità ambientale. Il dottor Francesco Saverio Quatrano, presidente dell'ONG NOWS, che si occupa di promozione della cultura e del dialogo interculturale giovanile, si occuperà degli obiettivi e dei risultati del progetto You for You, dalla protesta alla proposta, quindi un respiro, diciamo, legato all'integrazione appunto interculturale. Concluderà invece poi la dottoressa Maria Senatore, responsabile del Centro di Documentazione Europea dell'Università di Salerno, con la presentazione della piattaforma digitale multilingue della conferenza sul futuro dell'Europa, che ricordo appunto è la cornice entro cui si svolge l'incontro di oggi. Passo quindi subito la parola alla professoressa Stefania Leone. Grazie. Bove, Sì. la posso interrompere? Certo. No, volevo ringraziarvi per l'invito e volevo salutarvi perché purtroppo devo staccare. Va benissimo, Ok, perfetto. però spero che ci sia occasione in futuro di venire a Salerno e in qualche evento in presenza. Quindi sarà un'opportunità per conoscerci meglio. Aspettiamo. Grazie Va Maria, benissimo. grazie a tutti e buon proseguimento dei lavori. Anche lei buon lavoro. Prendo la parola ringraziando tutte le persone che mi hanno preceduto perché con dei saluti istituzionali in realtà hanno toccato molta parte dei temi che ci interessa affrontare in questa giornata, per cui credo che cornice migliore non poteva esserci anche in termini appunto di premesse. Sicuramente la cosa dal punto di vista dell'Osservatorio Giovani che ormai da anni lavora sia sui temi della sostenibilità sia sul tema della transizione, che è la parola chiave che abbiamo utilizzato per costruire questo momento, questo tavolo di lavoro di oggi e di confronto. In effetti, con il Centro di Documentazione Europea, già insomma, ormai dal 2010, quindi parliamo di 12 anni di iniziative, anche più di una all'anno. Durante le quali abbiamo avuto occasione di provare a mettere insieme, e in molti casi ci siamo riusciti perché molti di noi lavorano concretamente su progetti, poi qualcuno magari riuscirà anche diciamo, a presentarlo al tavolo, a mettere insieme attori diversi, perché come diceva
prima appunto il direttore Virgilio D'Antonio, richiamando diciamo l'importanza della ricerca sollecitata diciamo dall'onorevole Picerno e anche dal dottor Proto, in effetti è il triangolo che funziona e in questi tavoli il triangolo si costruisce, ovvero la ricerca, lo studio da un lato, ad un angolo per meglio dire, la componente politico-istituzionale dall'altra, perché le politiche le fanno appunto quelli che partecipano ai processi di decision making e che quindi hanno un ruolo diciamo più forte e di indirizzo, benché chiaramente parliamo di processi partecipati, di governance, ma sappiamo che poi i poteri sono distribuiti diversamente, quindi riuscire a ragionare con chi ha un ruolo di primo piano in queste dinamiche di decision making è sicuramente diciamo partire con un piede, con un passo più lungo. E poi il terzo angolo, non meno importante, altrimenti appunto non si regge il triangolo, è quello degli esperti, io direi, cioè che possono essere operatori, che possono essere attori a vario titolo delle professioni che poi intervengono negli ambiti dei progetti che andiamo a definire. Quindi chi poi realizza, siano imprese, associazioni, vengano dal terzo settore o vengano dal privato sociale o dall'impresa, ecco, sono tutti attori, o anche dalla cittadinanza organizzata, ovviamente dalla cittadinanza attiva, sono tutti attori che poi realizzano, mettono, implementano quelle che sono le azioni, gli interventi che si immagina di poter attivare. In tutto in questo triangolo, diciamo, noi come università ci sentiamo una responsabilità, e lo dico appunto per quello che è l'impegno dell'osservatorio, particolare, una responsabilità particolare soprattutto perché i temi come quello oggetto dell'approfondimento di quest'anno, del green, della sostenibilità, dell'ambiente, delle transizioni, sono direttamente connessi, lo vediamo dal fenomeno di Friday for Future che è nato dai giovani e noi di giovani ci occupiamo da sempre e crediamo in questo potenziale. Non a caso quando parliamo per esempio anche di ricerca, come faceva l'onorevole Picerno, noi parliamo di percorsi, ecco, e qui faccio un esempio dei progetti in corso con alcuni di voi, di percorsi che coinvolgono i giovani, non più studenti o studenti ancora per poco, che si candidano diciamo a intraprendere percorsi di studio, ma soprattutto magari appunto giovani laureati che possono cogliere le opportunità che Next Generation EU e poi il PNRR hanno dato con questa linfa per la ricerca che viene con i dottorati e con gli RTDA, che sono percorsi di ricerca dedicati proprio al green e anche all'innovazione, ma sono due binari evidentemente molto importanti, sia perché per sostenere la ricerca, sia perché la ricerca sia indirizzata a questi obiettivi che riteniamo prioritari, sia perché si tratta di coinvolgimento dei giovani in queste attività, che non è cosa da poco, perché i giovani, lo sappiamo bene, sono quelli che anche nella fase di scientificamente più fertile, cioè quella della prima investimento diciamo negli studi, cioè fino ai 40 anni, sono quelli che portano più risultati anche alla ricerca scientifica. Con l'Osservatorio Giovani noi da sempre ragioniamo con giovanissimi che intraprendono questo percorso di ricerca, che seguono percorsi appunto dottorali o di ricerca con figure junior, proprio perché è in quella fase anche di vita, del ciclo di vita, che noi troviamo un potenziale più ricco di quello che possono produrre anche diciamo figure sicuramente più mature da un punto di vista scientifico, ma che non hanno chiaramente quell'effervescenza, quella capacità anche di andare oltre quello che è già definito dalla letteratura e di provare a spingere la ricerca un po' oltre. E nel campo in particolare sul nostro tema, ma ambiente, sostenibilità, non è un caso che vengano proprio dai giovani i passi più lunghi, come dicevo prima, e mi fa piacere a proposito dei progetti che volevo citare, fare riferimento, ma ve ne parlerà poi dopo di me Mario Mirabile per South Working, ragionare in termini appunto di investimento su potenziali al momento poco sfruttati, poco utilizzati, che sono il potenziale giovanile e in particolare
proprio sul percorso che stiamo costruendo insieme, giovani che purtroppo, diciamo, per definizione sono marginalizzati perché vivono in zone che non hanno questa possibilità, appunto, di opportunità, che invece magari sicuramente sono più presenti nelle zone cosiddette del centro, dei centri, rispetto a quelle periferiche. A questo proposito, ecco, quello che può essere il mio contributo dal punto di vista scientifico, di risultati di ricerca che abbiamo per fare mettere in condivisione, insomma, un po' di elementi proprio rilevati dalla componente giovanile, vi darei qualche tratto proprio di aggiornamento rispetto alla ricerca giovanile dentro, che si è rivolta proprio al target dei giovani che vivono, sono residenti e vivono nelle aree interne italiane, perché da lì possiamo avere un'idea, appunto, della situazione, appunto, di marginalizzazione rispetto a quella che è una condizione giovanile diffusamente penalizzata. Attenzione, nelle aree interne sicuramente noi abbiamo delle criticità più evidenti, soprattutto legate ai servizi, soprattutto legate alla mancanza, diciamo, anche di sicuramente anche di quelle che sono delle dimensioni di arricchimento della vita, del suo complesso, non solo della vita professionale, ma anche della vita comune, cioè delle pratiche comuni, delle offerte culturali. Tantissimi punti sacrificano l'area interna, ma ricordiamoci che la condizione giovanile è diffusamente critica in Italia e non solo in Italia. Quindi con l'osservatorio, noi seguendo anche, partecipando anche al rapporto giovani nazionale, sappiamo bene che su campioni statisticamente significativi, rappresentativi, noi abbiamo una condizione giovanile che non è sicuramente entusiasmante rispetto al tema della transizione, che è quello sul quale oggi ci andiamo a interrogare da tanti punti di vista. E infatti vi condividerei, anche saltando naturalmente molta parte delle slide che non abbiamo il tempo di affrontare, ma vi condividerei almeno qualche accenno rispetto proprio a partire proprio dalla transizione, dalla condizione della transizione, che è fotografata da questo istogramma, dove vediamo che nelle aree interne, ma questo ve lo dico perché in realtà è una situazione analoga anche a livello nazionale, quindi anche nelle aree non interne, la transizione è ancora in Italia una transizione molto rallentata, uno slittamento, appunto, delle tappe di vita rispetto all'essere entrato nel mondo del lavoro, rispetto al aver potuto conquistare un'indipendenza abitativa, all'aver potuto creare un proprio nucleo familiare, al poter essere diventato genitore. Tutte queste sono tappe molto rallentate rispetto ai giovani in Italia e ugualmente, appunto, senza grosse distinzioni, anche per i giovani delle aree interne. Andando, appunto, per salti, quello che mi interessa a questo punto evidenziare rispetto al ragionamento che stavo facendo è che nelle aree marginalizzate, con non sostanziali differenze rispetto, appunto, alle aree invece non marginalizzate, quindi al resto d'Italia, in realtà noi notiamo ancora un potenziale poco sfruttato, se consideriamo che circa il 50% dei giovani rispondenti a questa indagine condotta, lo voglio ricordare, nell'ambito, appunto, di un progetto di ricerca che si chiama Giovani Dentro, promosso dall'associazione Riabitare l'Italia e partecipato in partnership, appunto, con il CREA, di cui seguirà anche un intervento in questa giornata, con EURAC, con il Dipartimento di Studi Politici di Torino, con il GSSI e con altri attori che lavorano nel campo della ricerca sulle aree interne. E quello che è il dato, appunto, il potenziale poco sfruttato è proprio quello relativo, appunto, ai 50% di giovani delle aree interne che non hanno impegni associativi o che non partecipano costantemente, diciamo, ad attività della vita pubblica, se la vogliamo definire così. Cioè la cosiddetta partecipazione giovanile è piuttosto limitata al 50%, diciamo, dei giovani. E poi qui sulla destra vedete come, in quali ambiti poi si realizza invece l'attivismo giovanile per l'altra parte, e quindi per il restante 50%. Quello che ci interessa evidenziare è che qui c'è un potenziale invece nel 50% dei giovani
definiamoli, diciamo, per estremizzando, non attivi, c'è un grande potenziale invece che potrebbe essere utilizzato. Ancora un altro elemento che è importante tenere in conto proprio in vista delle politiche pubbliche, della possibilità di investimento in interventi che recuperino questo potenziale poco sfruttato, notiamo che per esempio l'uso dei fondi europei, la conoscenza in primis e poi anche l'uso dei fondi europei fa registrare ancora percentuali molto elevate di giovani che non conoscono i fondi europei, giovani delle aree interne. E questi, diciamo, anche con una certa sorpresa, in realtà sono soprattutto appunto per il 50%, quindi dei giovani rispondenti a questa indagine appunto rappresentativa dei giovani delle aree interne, il 50% nel nord-ovest non li conosce. Al sud la situazione è migliore decisamente, è il 28% dei giovani che non li conosce, ma certo questo non ci cura, perché parliamo comunque di quasi un terzo della popolazione giovanile che non conosce affatto le opportunità offerte dai fondi europei. Quello che invece è un po' più interessante, per quanto ancora una percentuale bassa, è che invece quelli che li conoscono e hanno anche partecipato, ecco, qui abbiamo un elemento che caratterizza il sud in termini positivi, perché registriamo oltre il 15% di giovani che hanno anche partecipato a fondi europei. Certo, potremmo fare di più e meglio per far arrivare almeno l'informazione, ecco, la conoscenza ai giovani, però di sicuro questo dato, rispetto sempre in grigio scuro, in antracite, cioè il nord-ovest, conforta un po', diciamo, almeno la possibilità che i giovani del sud cercano di cogliere. Soprattutto non avendo molte altre alternative nella comparazione con il nord-ovest, con l'offerta occupazionale del nord-ovest. Su queste vado avanti. Quello che invece rispetto ai modelli, ecco, noi parliamo di transizioni, parliamo di slittamento delle tappe di vita, però dobbiamo anche ragionare in termini, e questo è il contributo che diamo con molta parte della ricerca dell'osservatorio, in termini di percezioni, cioè che cosa, se questa è la situazione, sappiamo insomma c'è una criticità su tanti fronti, qual è però, diciamo, la condizione in termini di rappresentazioni che hanno i giovani del loro futuro, delle loro possibilità, cioè professoressa, sì? Non scorrono le slide, sono bloccate? Sì, alla prima o alla 13 forse, non lo so, alla 14. Progettualità, voi vedete progettualità? Provo a ricondividere un attimo, così magari riusciamo a risolvere, perché effettivamente i dati, insomma, se non sono visualizzati diventano un po' difficili da seguire. Tra l'altro quelli li avevo presentati proprio in una forma molto grafica per evitare un appesantimento. Vediamo se va meglio adesso. Riuscite a vederli? Sempre la stessa slide. Adesso vanno avanti. Deve mettere in presentazione. Era in presentazione prima. In realtà adesso, per provare a rilanciarlo, ecco, proviamo a vedere se scorrono. No. Allora il problema, mi è già capitato, è proprio nella modalità. Ve la lascio non in presentazione, dove scorrono, giusto? Adesso scorrono. Esatto, allora perfetto, ora sì. Non in presentazione, quindi lo consiglio anche agli altri relatori che hanno slide, perché è già capitato con Meet, è meglio lasciare la modalità non presentazione. Ok, quindi vi dicevo, per quanto riguarda questo potenziale appunto di conoscenza delle percezioni dei giovani, noi capiamo due cose. Io solo su due aspetti voglio soffermare l'attenzione per non rubare troppo tempo. Uno è che i giovani hanno comunque, diciamo, una proiezione a fare qualcosa, per quanto in un orizzonte futuro limitato e non lunghissimo, cioè in un futuro a medio termine. I giovani dicono, come vediamo da questo istogramma, il futuro, la maggior parte dei giovani, quindi il 40% soprattutto appunto se consideriamo appunto la posizione per cui il futuro riserva imprevisti, ma è importante programmare. Questo ci fa capire che nonostante le difficoltà i giovani tendono comunque a pensare di poter e di dover costruire qualcosa, che è una proiezione che non è scontata, perché tra l'altro vediamo che invece c'è comunque una parte significativa di giovani che ritiene che sia inutile progettare, perché sostanzialmente la vita riserva sempre imprevisti.
E l'altro punto sul quale voglio soffermare l'attenzione, perché è più vicino al nostro tema di oggi, anzi è centrato sul tema di oggi, è che i giovani che vivono nella marginalizzazione, diciamo, di territori con minori opportunità, in realtà ci rispondono che se potessero scegliere, o comunque nella loro idea di futuro, vorrebbero restare nel posto in cui vivono, pianificando lì la loro vita e il loro lavoro. Quindi questo è un dato che noi in fase di dell'impianto di ricerca non ci attendevamo, cioè provare oltre il 60, cioè qui poi sul nord-ovest il 58%, ma complessivamente anche nel nord-est e nel sud oltre il 40% dei giovani vorrebbe restare nelle aree interne. Questo significa che stanno cambiando i modelli culturali, è possibile, la ricerca deve investire su questo, e infatti anche sul percorso di ricerca che prima vi accennavo e di cui vi parlerà meglio sicuramente Mario Mirabile, stiamo cercando di ragionare proprio su questa dimensione della cosiddetta restanza, come la definisce Teti, e cercare di ragionare su come fare affinché questo desiderio di rimanere nelle aree interne marginalizzate possa sposarsi, diciamo, con una condizione che non sia più di marginalizzazione, e quindi il policentrismo su cui abbiamo ragionato tante volte. E se questi dati che vedete, il 44% e il 58%, li sommiamo a quelli che ci dicono: anche se non mi fa piacere, penso che lascerò il posto in cui vivo, preferirei non partire, ma non penso riuscirò a restare. Ecco, qui c'è un altro bacino importante che si va a sommare a quelli che invece hanno deciso comunque di restare nelle aree interne, perché questi se ne vanno ma non se ne andrebbero se potessero scegliere. Quindi superiamo il 60% di giovani che hanno un desiderio di vivere modello, cioè di ispirarsi, diciamo, a uno stile di vita, chiamiamolo così, dove la sostenibilità, la natura, l'essere, diciamo, in una dimensione di relazione diversa da quella delle relazioni spesso in alcuni contesti dettate da ritmi di vita non più sostenibili come quelli urbani. E in ultimo, e qui mi fermo perché così lascio spazio agli altri al confronto, questa ultima elemento di indagine ci dice qual è la percezione che hanno i giovani della natura. E i giovani, come vedete, soltanto il 16% ci dice di considerare la natura una risorsa per l'economia, quindi vedere la natura non soltanto nei termini più romantici, bucolici, se vogliamo, appunto, di l'ambiente incontaminato dove riequilibrare il proprio stato interiore, oppure uno spazio dove divertirsi. Ecco, queste, gli alberi grandi sono quelli di una visione più legata a una natura come qualità della vita e come dimensione del riposo e dell'equilibrio interiore. Solo il 16% vede ancora possibilità invece di usare, rapportarsi alla natura anche in termini di sviluppo economico. Questo è un dato che deve crescere, perché è qui che si gioca la partita rispetto a tutte le premesse che hanno fatto prima di me l'onorevole Picerno, il direttore D'Antonio, la direttrice Califano e anche il rappresentante, appunto, della Commissione Europea Proto. Mi fermo e spero di avere occasione, appunto, di interloquire a margine. Grazie. Allora, ringrazio la professoressa Leone, diversi i punti toccati, in particolare, ecco, quelli importantissimi della percezione sia dei temi legati alla natura, e poi, come quest'ultimo scorcio ci dimostra, anche per quello che è la proiezione poi per uno sviluppo economico sostenibile. Se i ragazzi ancora non hanno ben agganciato questo concetto, sicuramente questo nesso, sicuramente il ruolo dell'università e di tutte le istituzioni culturali e formative è probabilmente anche questo, cioè migliorare questa percezione, stimolando poi quello che è appunto il rapporto in questo triangolo fra ricerca, politica, istituzioni e appunto gli esperti, gli operatori del settore, proprio per rendere protagonisti i ragazzi di questo futuro, della transizione che in realtà appunto è già in atto, è già un presente.